Allora, buonasera, buonasera a tutte e tutti. Chiedo scusa per questi minuti di ritardo, ma era naturalmente per impegni per lavoro. Io, come dire, ho avuto la possibilità questa mattina e ringrazio il presidente Raviola e tutta Fondazione CRC, tutte le persone che hanno lavorato, di partecipare alla prima fase di questa inaugurazione. Quindi posso dire, dopo averli ringraziati, un ulteriore grazie, perché oggi non solo stiamo facendo festa, stiamo facendo i bambini, li vedo tutti coi palloncini, sono un momento di gioia, ma Fondazione restituisce alla città un immobile dove nel tempo c'era del lavoro, c'erano degli affari, c'erano delle cose che si facevano, e sempre utile era, ma che poi non era più adeguato come dire, anche al gusto e alla bellezza dei tempi. Oggi si riapre, si restituisce e soprattutto questa riqualificazione punta su un target importantissimo, che è quello dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, delle persone, ed è dedicato alla riscoperta dei talenti delle medesime. Quindi è una bellissima operazione, diciamo, di riqualificazione, è una restituzione alla comunità ed è un investimento di speranza sul futuro e soprattutto sulla opportunità per i bambini, per i ragazzi e per i cuneesi intesi nel territorio più ampio di questa provincia. Grazie perché, come dire, questo deve diventare un modello anche per gli enti locali rispetto a queste nuove risorse che stanno arrivando, ed è questo che dobbiamo fare: restituire, aprire e investire. Grazie. Grazie, grazie al sindaco di Cuneo. Buonasera, io cederei la parola al senatore Taricco. Siamo qui a vivere un momento di gioia per la città. Recentemente abbiamo avuto la possibilità di inaugurare il Parco Parri con la bellezza che ha rappresentato quell'area. Qui adesso è una nuova perla per la città. Credo che ciò che viviamo qui oggi stia anche a testimoniare cosa vuol dire per una comunità provinciale come quella nella quale abbiamo avuto la fortuna di nascere e di vivere, avere una fondazione, avere un lascito dalle generazioni che ci hanno preceduti, che ci permette di mettere in gioco e di valorizzare strutture straordinarie come quella che abbiamo qui alle nostre spalle, che è qualcosa di veramente unico nel panorama nazionale. Quindi veramente complimenti di cuore a tutti coloro che hanno ideato e hanno lavorato a questa realizzazione e l'augurio molto semplicemente che possa diventare uno stimolo a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri giovani che possano scoprire, investire e valorizzare i talenti che la natura ci ha donato. Io ho avuto anche la fortuna prima con i giornalisti di visitare la struttura, devo dire che è una bellezza da un punto di vista estetico, ma anche in termini di contenuti è qualcosa di veramente straordinario. Il veder valorizzare i tanti volti delle potenzialità che ciascuno di noi ha e che tante volte, come dire, da una parte dà per scontate e dall'altra parte non ne coglie appieno la portata, credo che possa essere un dono per tutti, a prescindere dall'età, ma sicuramente un'opportunità straordinaria per i nostri ragazzi e per i nostri giovani. Auguri di cuore veramente e che si continui a fare passi importanti, a mettere a dimora semi importanti come quello che qui oggi prende il suo avvio e che è destinato a portare frutti grandi. Grazie e auguri. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente Ezio Raviola di questo invito, grazie a te e a tutto il tuo consiglio. Un saluto affettuoso e un in bocca al lupo al nuovo sindaco di Cuneo. Puoi contare sul sostegno pieno dell'ente regionale e un saluto soprattutto a tutti quanti voi qui riuniti per un momento di festa e per quello che Ezio mi ha detto essere la più importante opera che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha realizzato e finanziato sicuramente nell'ultimo decennio, diciamola così. E allora non potevamo mancare, non potevo mancare, soprattutto perché la Fondazione, come sempre, si ricorda e lo ricorda anche a noi che dovremmo ricordarcelo più spesso dalle istituzioni, che quello che conta sono le persone e che quindi noi dobbiamo puntare sulle persone e che soprattutto il futuro risiede all'interno dei nostri figli, dei nostri bambini, di quei giovani talenti che all'interno di questa struttura potranno trovare una palestra per sviluppare davvero ciò che
noi genitori, il buon Dio ha seminato in ciascuno di loro. Allora io credo che questa sia una riflessione che dobbiamo fare prima di tutto come genitori e anche un po' come nonni, di assecondare i talenti dei nostri figli non volendo far realizzare i nostri, nel senso che una grande difficoltà di noi papà e noi mamme, a volte che tu hai dei desideri per il futuro di tuo figlio che magari non sono proprio quelli che lui ha. Ecco, io credo che invece una riflessione che noi dovremmo fare è proprio di aiutarci l'un con l'altro, con le istituzioni, a far sì che ciò che c'è di talento in un bambino, in una persona, venga innanzitutto rispettato, perché ognuno deve essere quello che si sente di essere e le persone devono rispettare ciò che uno è, ciò che si sente di essere. Questo è l'insegnamento grande che io credo dobbiamo dare anche all'interno di questa struttura e soprattutto per chi come me crede, ricordare la parabola dei talenti e il fatto che il buon Dio abbia seminato i propri talenti nel terreno dell'animo di ciascuno di noi e di ciascuno dei nostri figli, credo che sia un valore importante che abbiamo il dovere di coltivare i bambini, ma noi stessi come genitori di assecondare in ogni momento della loro vita. Quindi oggi ringrazio più che la Presidente della Regione, da papà. Da papà ringrazio Ezio, che è anche un papà, che è anche un figlio che è un talento in ambito sportivo, un talento nazionale, e dico che da papà, credo a nome di tutti i papà e di tutte le mamme che sono qua su questa piazza, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, aiutateci a far crescere bene i nostri figli. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio. Chiudiamo un cerchio, questo è un edificio fatto a cerchio, ma oggi lo chiudiamo davvero. L'abbiamo fatto con tanto grande amore, con tanto cuore, una grande squadra è qui dietro di me. Il Consiglio tutto ha sempre creduto in questo intervento, che è l'intervento più importante che la Fondazione abbia mai fatto, un intervento importante che doniamo a tutto il territorio, lo doniamo ai nostri figli, a questi bambini bellissimi che vedo qua, ai loro genitori. Questo sarà uno spazio che sarà sempre aperto, potrete venire 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, potrete sedervi qua, andare dentro, non ci sarà mai nessuno che vi dirà dovete andare via, potrete venire a giocare, a capire quelle che possono essere le vostre attitudini future, le mamme potranno venire anche a parlare fra di loro, gli anziani, ho detto, potranno anche venire a giocare le carte, ma i giovani dovranno venire a capire qual è che è il loro talento. Ecco, questa è una struttura importantissima, è fatta su 4 piani, sarà sempre aperta, potrete vedere delle cose che non avete mai visto. Siamo stati copiati, verremo copiati, quindi da Cuneo si esporterà in tutta Europa il sistema Città dei Talenti. Io penso che la Fondazione abbia fatto un grande investimento, abbia fatto tutto quello che doveva fare. Noi questo adesso lo prendiamo, lo doniamo a voi, lo dico ai più piccoli, questo è casa vostra. E se è casa vostra, voi dovete trattarla come dovete trattare casa vostra, perché è importante. Abbiamo fatto un edificio bellissimo, lo vedrete, è veramente bellissimo, a tutti i carismi internazionali, a tutti i carismi di energia, a tutti i carismi per poter essere qualcosa di unico. Quindi quello che vi chiedo, dovete tenerlo bene, perché dove c'è pulizia, dove c'è bellezza, porta la bellezza. Sarà sempre presidiato, lo dico alle mamme, potete far venire i bambini, ci saranno sempre delle persone che controlleranno, perché noi vogliamo che questo luogo diventa un luogo unico. E poi ci sarà una novità a settembre, faremo un'opera d'arte di un artista internazionale, quindi questa diventerà sicuramente una delle piazze più importanti di Cuneo, ma direi più importante d'Italia. Quindi sono convinto che oggi inauguriamo un percorso che parte, un percorso che andrà molto lontano, un percorso che io ho detto noi passiamo, ma quando non saremo più in fondazione e potremo insieme ai miei amici, colleghi di fondazione, passare qua con i nostri figli, con i nostri nipoti e dire abbiamo fatto e donato qualcosa di veramente importante. Quindi grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a voi, non voglio dilungarmi, in questi giorni potrete vedere qualcosa veramente di unico per voi.